Anche quest'anno i giornalisti salentini tornano a festeggiare la giornata loro dedicata. In prossimità della memoria liturgica del protettore degli operatori della comunicazione San Francesco di Sales. La festa dei giornalisti è promossa e organizzata dalla diocesi di Lecce tramite l'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali diretto da Don Antonio Murrone. Credo che sia un momento di incontro importante e bello tra tanti operatori della comunicazione, perché ognuno lavora nel suo settore, nelle sue redazioni, forse incontrarsi, parlare un po', ma anche unire un po' le forze sui temi più importanti per il nostro Salento, per la nostra società, credo che sia importante. Poi quest'anno è parlare col cuore, dire la verità con amore per il bene del popolo. Ospite dell'edizione 2023, il prete antimafia Antonio Colucci, il sacerdote di origine salentina, ha conversato sul tema scelto da Papa Francesco in vista della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, parlare col cuore. Secondo me già fate tanto e fate anche molto bene, anche per tutta la società. E come battezzati e come cittadini bisogna sempre ravvivare questa speranza, e questa speranza si può organizzare anche grazie alla giusta informazione. E quindi continuare con coraggio e anche con forza, perché con una parola salvi la vita di una persona, con una parola rovini la vita di una persona, e quindi ecco, un servizio alla verità edifica sempre e comunque. L'annuale celebrazione con gli operatori della comunicazione che vivono nel territorio diocesano si è svolta nella nuova chiesa parrocchiale dedicata a San Nicola di Mira a Lecce. Come da programma, l'arcivescovo Michele Seccia ha rivolto i suoi saluti ai presenti. Si è poi svolta la messa domenicale con la comunità guidata da Don Cosimo Marullo, presieduta proprio da Don Antonio Coluccia, che al termine ha dialogato con i giornalisti salentini. La festa incontro con gli operatori del settore è stata senza dubbio occasione per mettere in comune le esperienze dei tanti giornalisti del territorio. Uno spazio di riflessione per rimarcare le loro grandi responsabilità di raccontare quello che accade intorno a noi nel modo più chiaro, reale, oggettivo e fluido possibile.